Benvenuta e complimenti. Grazie. Ti ascoltiamo subito e poi dove dici tu? Va bene. E dopo parliamo. Va bene. Questa volta giuro ne ho abbastanza, mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io. Lo so che poi verranno giorni duri e che avrò meno soldi di così, che pagheremo tutti i nostri errori, che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima città, parlare attraverso gli avvocati perfino della nostra intimità. E visto che finisce così male e che il rispetto tu non sai cos'è, io tutto quello che ti posso dire in fondo a questa nostra storia è: accidenti a te che mi fai soffrire e ti illudi che lasciarsi far ingiovanire. Accidenti a te che mi fai del male con la cattiveria già delle persone sole. Ripenso al giorno che ci siamo innamorati, troppo presto scongelati in mezz'ora di felicità. E ora stai con me per comodità. Accidenti a te. Ti auguro di avere un bel rimpianto di quelli che ti spaccano a metà, di piangere due lacrime ogni tanto, sicuramente a me succederà. Lo so, farò di tutto per scordarti, sai quanti ne trovo come te, ma consolarsi con gli amori svelti per una donna facile non è. Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a me, che mi porto ancora la paura un po' infantile di dormire sola. Purtroppo anche noi due ci siamo. Accidenti a te. Fiordaliso, grazie. Complimenti. Posso dargli un bacino a loro? Che noi... Come no? Sandra Milo si complimenta. Grandi Rita Forte. Loro non le conosco. Sì. Ciao, no, ciao. Allora. Saluto anche loro, scusa, lo so. Super 4, come no? Ciao, Fontana del Turco, Nico Fidenco, c'è anche il mago. Il mago?
E un bacio grande lui Sandro lo già. Ciotti, che vorrei salutassimo ancora e ringraziamo, lo ringraziamo per essere con noi. Michele. Allora, Marina. Michele. Michele. Michele, senti, che bello questo brano così. Perché sei coinvolto? No, quello che stavo per chiedere a te, ma non, me lo, ma, non mi permetto. Senti, ma lo chiedo anche a te io. Ma è veramente... Beh, io sono stata divorziata due volte. Quindi è super toccato questo brano, sì. Ma io penso che non c'è bisogno di parlare di divorzio. Questo è un brano di una coppia che sta insieme da tanti anni, che subentrano, che però non è rivolta solo all'uomo, questa è una storia che anche l'uomo può rivolgere alla donna. Stanno insieme da molti anni, subentra la comodità, subentra la noia e uno dei due se ne vuole andare, l'altro chiaramente è ancora innamorato ma non ce la fa più e gli dice adesso basta però me ne vado ed è così. Senti, chi è che in qualche modo temi di più o ammiri di più? No, ma io nessuno, sono in mezzo, se anche la classifica è rivoltata sono sempre decima. Decimo posto, eh. Sono sempre lì, no, ma sono contenta, io non sono venuta qui per arrivare prima, io sono contenta già di essere qui, di presentare questo brano che aveva bisogno di Sanremo. In bocca al lupo per stasera. Grazie. Ci rivedremo stasera. Ciao a tutti. Fiordaliso, grazie. Adesso ciao. Un attimo insieme diamo la linea a Milena Minutoli che ci farà incontrare in uno degli alberghi di Sanremo uno dei personaggi che sono arrivati attratti da voi, dalle glorie di Sanremo, Barbara Chiappini. Buonasera.